Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e oggi parliamo del perché viene scelta come valore l'emoglobina glicata da misurare quindi ogni 3 mesi come parametro per la visita diabetologica. Ti ricordo che io sono uno studente di medicina al quarto anno e ho il diabete da più di 15 anni, ormai andiamo per i 20 e nonostante questo sono stato un atleta professionista per il team Novo Nordisk e comunque ho sempre fatto ciclismo agonistico e sono stato anche campione italiano nel 2016. Ora, veniamo a noi. Innanzitutto, emoglobina glicata, che a volte potete leggere sugli esami del sangue anche come HbA1c e talvolta può essere anche espressa in percentuale. Ero rimasto quantomeno perplesso quando mi è stato chiesto il valore di emoglobina glicata da inserire ed ero negli Stati Uniti appunto con il team Novo Nordisk. Io ho inserito il mio valore, ipotizziamo 7, inserisco il mio valore 7, questi mi guardano per dire tu stai per morire, proprio perché loro hanno una diversa unità di misura. Però, piccola curiosità. Ora, l'emoglobina glicata, che cosa fa? L'emoglobina glicata valuta quello che è l'andamento delle glicemie medie degli ultimi 3 mesi. Ora, sull'ospedale di guarda ho trovato una cosa carina che spiega il perché del fatto si scelga l'emoglobina glicata. Ve la leggo così è anche più preciso per voi. Una scatola nera per la glicemia. Quando nel sangue si accumula troppo glucosio e quindi si avrà iperglicemia, le proteine in circolo tendono a glicarsi, cioè legarsi alle molecole di questo tipo di zucchero. Il nostro organismo di fatto memorizza le tracce di questa attività. Infatti, maggiore il livello degli zuccheri nel sangue, maggiore la quantità che si lega ai globuli rossi. Il valore di emoglobina glicata fino a poco tempo fa veniva espresso in percentuale, come vi avevo detto inizio video, ma da qualche anno si è passata la misurazione in millimoli su moli. Quindi, questo è il perché viene scelta l'emoglobina glicata. Ora, in che modo si può aggiustare l'emoglobina glicata? Con le mie glicemie giuste. Grazie, mio Dio, che idea, perché non ci ho pensato prima. Perché è difficile. Quindi, cosa possiamo fare attivamente un passettino alla volta per migliorarla? Considerando che magari noi troviamo questa difficoltà nel gestire, quindi da un lato devo fare le glicemie, devo misurare, devo fare la conta, devo fare l'insulina, ma poi quanta insulina, ma poi ne faccio troppo, ma poi non ne faccio troppo poca, quindi un passo alla volta. Tra l'altro ho letto questa bellissima citazione in un libro, non mi ricordo quale, però dice: se tu sei in mezzo a una foresta e non sai dove è l'uscita, era un dialogo tra queste due persone, diceva, entrambe si parlano, dicevano, non riesco più a vedere l'uscita. Quell'altro lo guarda e gli fa, riesci a vedere il tuo prossimo passo? Se sì, allora imboccalo, comincia da quel passo lì. Il senso è un po' questo, quindi cerchiamo di fare un passettino alla volta e di sistemarle pian piano. Allora, una cosa che sicuramente ha effetto nella più grande cosa che tu puoi fare per migliorare le tue glicemie, la dieta. Lì non si può far finta che questa cosa non influisca. Questa cosa influisce e influisce anche tanto, perché il nostro corpo ovviamente si basa su quella che è la nostra dieta. Ora, non esiste la dieta per i diabetici. Chi vi vende la dieta per i diabetici vi sta vendendo una truffa, perché non esiste nessuna dieta, ma in nessun ambito che sia miracolosa per una determinata condizione. Perché la dieta non è altro che un insieme di macronutrienti che vengono assemblati assieme. E non è che uno può mangiare solo quelle 3 cose che gli scrive il nutrizionista e sono sempre efficaci. Non è così. Quello che deve fare è capire il perché di quei macronutrienti agiscono in quel modo e in che modo impattino poi sulla glicemia, sulle condizioni, sul nostro benessere psicologico, per poi procedere a capire cosa e come mangiare. Questo non vuol dire che bisogna fare una dieta assoluta in trincea e non mangiare niente, perché quella roba lì è controproducente, oltre che non si riesce a sostenere nel lungo periodo. Un'altra citazione carina è: magari se una persona deve abituarsi a mangiare tanto, a mangiare di meno, è pian piano iniziare a togliere progressivamente delle cose e non fare tutto in blocco, perché ci sono delle cose che ci rendiamo conto che fa più male togliere, bruttissimo gli fa più male, è un po' più doloroso togliere rispetto a qualcos'altro. Ad esempio, magari la cioccolata per voi, non lo so, magari è lo zucchero nel caffè, io non lo so. Comunque, magari ci sono queste cose che per voi sono importantissime. Secondo aspetto da cui non si può, oddio, non si può. Secondo aspetto importantissimo è sicuramente quello dell'attività fisica e lo sport. Perché? Perché lo sport di tipo aerobico, l'ho spiegato mille volte anche per quanto riguarda la parte dell'alimentazione, l'ho spiegato mille volte sui miei canali, il perché dell'alimentazione, come scegliere, come muoversi, come fare tutto, capire il perché dello sport e il tipo di sport, l'intensità dello sport, quando e quanto fare sport. Cioè, se una persona è sedentaria basta iniziare a fare una passeggiata di mezz'ora la sera, dopo cena. È una cosa insostenibile?
No, è che siamo pigri. Questa è un po' la risposta. Poi piove, non ti dico certo esci. O grandina, non ti dico certo esci. Poi dipende dalle condizioni in cui vive. Se uno vive a 2000 metri altitudine, fuori c'ha 3 metri di neve, ti dico, insomma, puoi anche evitare in quel caso. Però il senso questo è, cioè, si cerca di ottimizzare questa possibilità. Cerchiamo di uscire a camminare, perché camminare, a parte è consigliato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e riduce un sacco di complicanze cardiovascolari, tra cui riabbassa il rischio di diabete, che noi ci abbiamo già. Però, tra le varie cose, abbassa anche le glicemie, aumenta la captazione dell'insulina a livello del muscolo, per cui se magari abbiamo la glicemia alta e andiamo a camminare, abbassiamo la glicemia più rapidamente. Piccola cosa che magari non tutti sanno. Ovviamente ci sono anche altri punti da tenere in considerazione. Al momento che sto registrando questo video, io non so se ho già fatto e già pubblicato il video in cui parlo di come migliorare le glicemie e di come migliorare la propria glicata. Se non l'ho fatto, a distanza di un po' di qualche mese, lo farò. Parlo di mesi perché se magari la prima volta ti finisce sul canale, non sai che sono preso dalle bombe, dagli esami e dalle complicanze poi che sono associate allo studio, specie in questo periodo fino ad aprile, perché, e tra l'altro quest'anno sarà da febbraio fino a settembre il periodo incasinato, perché se a febbraio c'è una prima sessione, perché poi ce n'è un'altra a Pasqua, perché poi ci sarà magari un preappello e spero ci sia a maggio, poi io ho gli esami che fanno da metà giugno a fine luglio e poi ce li ho da ultima settimana di agosto fino al 10 settembre circa, per cui fino a quel periodo lì avrò sempre da studiare tutti i giorni e avrò i mattoni così da portare agli esami, per cui cerco di pubblicare quando ho tempo, cerco di registrare più video possibili e poi pubblicarli in seguito. Chiusa piccola divagazione. Quindi oggi abbiamo parlato di come si gestisce quindi l'emoglobina glicata, che cos'è, perché viene scelta come valore, come poterla migliorare appena appena, come fare dei passi in avanti nella gestione quindi di quelle che sono le glicemie. E ti ricordo che quindi sul canale, oltre a video come questo, potrai altri video che parlano ad esempio delle tecnologie legate al diabete, il perché di alcune scelte terapeutiche, e magari questo video ti può anche aiutare a capirle, e così come tanti altri video che puoi trovare su questo canale proprio a tema diabete, che ti aiutano nella tua gestione delle glicemie. Ti ricordo che se il video ti è piaciuto puoi lasciare un mi piace, un commento ed iscriverti. Io ho detto quello che ti dovevo dire e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!